sulla domanda, non solo sull'offerta, e soprattutto non parla solo di regole, ma parla di abbassare la tassazione sul lavoro, parla di stimolare gli investimenti, identifica dei piani di politica industriale nei glielo settori. Glielo dice ad Alessandro. Alessandro, ti voglio dire il problema. Lei ha preso la legione d'onore per essere un europeista doc. Convintissimo. Lui ha posto un problema legato all'Europa. Sì. Salga sul Salgo, sul io spero di un... Alessandro, io vengo da te invece. Sì. Ciao, buongiorno. Alessandro. Ah no, Sandro, non posso. Sandro God, no. Vai. Posso parlare? Posso parlare? Alessandro, digli quella roba là dell'Europa, perché... Attenzione. Dove sei? Eccoti qui. Vai. Digli un po' sta roba. Innanzitutto precisiamo una cosa, perché io mi porto avanti. Quello che avete visto non è solo legato al settore dell'autotrasporto. Se le agenzie interinali in Italia funzionano così e così, in Romania, in Bulgaria, in questi paesi qua, funzionano benissimo. Su un motore di ricerca, chiunque digita agenzia interinale Romania, vi appaiono figure lavorative come autisti. E infatti questa situazione qui si sta estendendo anche alla sanità e all'edilizia. Basta che tu hai un appartamento da dare a queste persone vengono a lavorare qua. E partiamo subito, che noi non abbiamo fatto 500 km per trovare quegli autisti. Noi siamo andati qua intorno a Milano, quindi la situazione è un problema ampio, molto ampio. Come il suo europeismo può convincere te oppure no? Allora, il problema io lo conosco e se ne stanno occupando. Allora ti dico perché secondo me il mercato unico va mantenuto e perché il problema che hai sollevato è gravissimo. Il mercato unico va mantenuto perché ha creato più opportunità di lavoro e di crescita anche per l'Italia enormi in 60 anni di storia europea. Se l'Italia è diventata, lascia stare la crisi, ma quello che siamo diventati prima della crisi è anche grazie alle grandi opportunità che il mercato unico ha dato, e chi fa il trasportatore sa benissimo che senza mercato unico non avreste avuto questa opportunità. Però il problema che tu sollevato è talmente grave che i ministri del lavoro proprio prima di Natale hanno trovato un accordo politico per fare la regola che tu invochi, e hai pienamente ragione, se tu lavori in Italia, lavora alle condizioni italiane, e anche se l'impresa italiana in Romania non può far lavorare, questo è il nocciolo dell'accordo politico, il lavoratore che è di così, cioè lui è senza lavoro. Adesso, è tanto è grave il problema che finalmente i ministri del lavoro hanno deciso di cambiare questa norma, non permettere alle imprese... Tanto lui è senza lavoro. Sei un po' più europeista o meno europeista? Hanno finalmente affrontato il problema che tu hai sollevato. Però deve diventare velocemente. Sei più europeista o meno europeista? Parliamoci chiaro. Il ministro dei trasporti, Lupi, ha detto che il problema non è facilmente affrontabile o controllabile perché i camion hanno le ruote. Quindi se la metrica dello Stato è questa, io sinceramente... Se le risposte dello Stato... Attenzione, negli ultimi 10 anni il governo italiano l'unica cosa che ha saputo fare sono circa, io poi non sono aggiornatissimo, 70 tipologie di contratti a termine, che sono gli stessi contratti a termine che non portano avanti questo paese, perché io di anni ne ho 31, questo vado per i 32. È un aspetto molto grave. Sì, è un aspetto italiano. Stavamo parlando prima in studio delle nuove politiche. E questo dimostra che lo Stato non sa lavorare. Il problema che tu hai sollevato europeo, allora, è un problema che l'Europa sta affrontando. Allora, visto che lui ha parlato anche del ministro Lupi ed è uno dei ministri che abbiamo messo nella classifica dei ministri da cacciare, ci vediamo dopo in studio.